Buongiorno a tutti, siamo con il direttore sportivo del Magic Prati Futsal Bisignano, Letterio De Domenico. Direttore, buon pomeriggio innanzitutto. Oggi qui a Pomerino al Palalacava un amichevole di lusso, fra due squadre sicuramente che attrezzate e che ancora devono essere magari completate. Come procede la vostra preparazione? Sì, buonasera a tutti. Permettetemi prima di ringraziare come solito la famiglia del Pomerino Calcio 5, dai fratelli Scordino, che sono i miei cari amici, e tutti voi che ci avete offerto un'ospitalità, ma non avevamo dubbi su questo, quindi grazie davvero per l'accoglienza e per l'ospitalità che ci avete riservato, che è da Serie A. Per quanto riguarda il lavoro, siamo ancora all'inizio, questa è la terza settimana, per noi abbiamo bisogno della terza settimana di preparazione, dobbiamo ancora rodare, devono ancora mettere carburante in corpo ai ragazzi, però stiamo andando bene, la squadra sta lavorando bene, è ovvio che quasi tutti i giocatori sono nuovi, quindi ancora devono conoscersi meglio tra di loro, ma siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo e bisogna continuare in questo modo. Bene, direttore, andrete ad affrontare tra poco un campionato, quello di A2, che è abbastanza difficile. Quali sono le sensazioni che si provano e soprattutto quali sono gli obiettivi che vi siete posti per questa stagione? Il campionato da 2 è un campionato davvero nostro, non ci sono squadre nel girone nostro, nel nostro girone non ci sono squadre, da quello che sembra ovviamente in questo precampionato, favorite diciamo alla vittoria finale. Noi penso che siamo una squadra che ce la possiamo giocare alla pari con tutti, non ci prefissiamo obiettivi da raggiungere, non ci poniamo neanche limiti però, quindi cercheremo di affrontare partita dopo partita e poi alla fine tireremo le somme. Vogliamo fare un campionato per divertirci, vogliamo fare un campionato e provare a vincere anche tutte le partite, perché no? Poi, come ho detto prima, non ci poniamo limiti neanche obiettivi da raggiungere, ma semplicemente divertirci e cercare di arrivare più in alto possibile. Bene, direttore, un'ultima domanda prima di lasciarci. Sappiamo che purtroppo partite per il campionato e per i primi impegni ufficiali con un handicap, quello dell'infortunio del vostro giocatore di oro. Facciamo ovviamente i migliori auguri per una pronta guarigione. Ecco, questo infortunio cambia in un certo senso i vostri programmi? Contate di tornare un attimino sul mercato alla prima occasione utile o andrete avanti diciamo, con le forze che avete a disposizione? Diogo è una grande perdita per noi, ma non solo sotto l'aspetto tecnico del ragazzo, ma anche sotto il profilo umano, perché Diogo è un ragazzo davvero d'oro, è un esempio per tutti, ma ieri ha subito l'operazione, l'intervento è perfettamente riuscito, quindi siamo contenti di questo. Non cambiare i nostri obiettivi, anzi vi anticipo già che la settimana prossima arriverà il sostituto di Diogo, se tutto va bene mercoledì sarà già con noi, quindi giovedì inizierà il primo allenamento. Non vi posso dire chi è, però ci siamo già mossi sul mercato, non siamo rimasti con le mani in mano, quindi non cambiano gli obiettivi, non cambia quello che è il nostro scopo, noi vogliamo provare a vincere e arrivare fino in fondo portando più in alto possibile il nome del Bisignano. L'ultima cosa ci tenevo a dire ancora e fare complimenti al Bovalino, alla società, ma anche al mister, perché avete vestito davvero una bellissima squadra. E per quel po' che posso dire la mia, io penso che farete un campionato di vertice anche voi e lo tirerete fino alla fine per i primi posti in classifica, senza dubbio. Bene, ringraziamo il direttore sportivo De Domenico, a cui facciamo ovviamente i nostri migliori in bocca al lupo, sia per il recupero del giocatore fortunato e sia per l'inizio della stagione sportiva che andranno ad affrontare. Speriamo che entrambe le squadre possano realizzare quelli che sono i sogni loro, ma anche quelli dei tanti sportivi che li seguono. Buonasera a tutti. Buongiorno, siamo qui anche con il direttore generale del Pomerino Calcio 5, Andrea Scordino, a cui facciamo qualche domanda dopo questa bellissima amichevole che ha visto la squadra del Pomerino Calcio 5 impegnata contro una formazione di categoria superiore. Ecco, direttore, quali sono le impressioni che mi avete regalato? Sì, allora, prima di rispondere alla tua domanda vorrei ringraziare la società del Bisignano per la disponibilità, anche al presidente Francesco Reda, sempre disponibile per la cittadina di Bovalino, al direttore sportivo Letterio De Domenico, nonché mio amico, quindi un grande
grazie per aver accettato l'invito per l'amichevole. Nulla, abbiamo visto una bella partita sin dai primi minuti, per noi è la prima esperienza anche col tempo effettivo, quindi per i ragazzi era una novità, alcuni invece erano abituati perché arrivano anche dalla Serie A2. È un'esperienza per tutti, oggi Bovalino finalmente ha calcato i campi importanti che noi 10 anni fa avevamo come obiettivo, siamo contenti. E quindi andiamo avanti, i ragazzi stanno allenando con doppia seduta, il mister è contento, domani arriva l'altro laterale Crespo e Francesco Sciapiro, stiamo lavorando su altri 2 acquisti da portare in rosa e cercare di fare un campionato da 10. Bene, direttore, sappiamo ovviamente, l'avete già anticipato voi in un certo senso, che domani c'è già un altro arrivo, sappiamo anche che quest'anno avete fatto numerosi acquisti, alcuni anche di assoluto livello e qualità, in quanto provengono anche da altre nazioni, come per esempio la Spagna o il Brasile. Considerate la rosa oramai al completo o manca ancora la classica ciliegina sulla torta per poter ambire a risultati sempre maggiori? Allora, come detto prima, stiamo attrezzando la squadra per fare un campionato competitivo, quindi ci stiamo guardando intorno, arriveranno domani gli altri 2 giocatori e poi ci sarebbero altri 2, uno in stand by che stiamo aspettando a braccia aperte, di cui posso fare anche il nome, Simone Martino, che per problemi lavorativi sta cercando di fare il possibile per rimanere in Amaranto, l'intenzione c'è e stiamo lavorando. L'altro è un altro calcettista, che è il direttore sportivo Paracalli, che sta portando avanti una trattativa, quindi cercheremo di allestire e di dare in mano al mister insieme all'organico che già è disponibile altri 3-4 calcettisti. Ecco, facciamo anche per lei un'ultima domanda su quelle che sono le sensazioni nell'affrontare un campionato nuovo per voi come quello della Serie B nazionale e quali sono gli obiettivi che vi siete posti come società per questo primo anno? L'ho detto prima, vorremmo fare un campionato da vertice, per noi il campionato di Serie B, anche noi dirigenza, è un campionato nuovo. I calcettisti invece, qualcuno ha già esperienza di Serie B e di A2. Il gruppo di Bovalino è già con la mentalità giusta, il gruppo dei ragazzi locali, perché si vede già dagli allenamenti, alla presenza degli allenamenti, la disponibilità che hanno dato sia al progetto che allo staff tecnico, quindi c'è un organico secondo me all'altezza della situazione. Puntellando con qualche altro innesto, come abbiamo detto prima, siamo sicuri che potremo fare un campionato dove ci divertiremo e lotteremo per qualcosa di importante per la cittadina e soprattutto anche per la nostra società, che da 11 anni che cerca di portare in alto il nome di Bovalino. Mercoledì ci sarà il raduno dell'Under 19, dove faremo una selezione di ragazzi, anche lì avremo un campionato nazionale di Under 19. E cercheremo, lunedì partirà la nostra Academy, quindi le nuove iscrizioni per la stagione, e lo Smile inizierà a breve, ragazzi della squadra dei ragazzi down, quindi c'è un progetto veramente importante che noi vogliamo raggiungere nel breve tempo possibile, quella lettera che oggi non ho, anzi. Benissimo, ringraziamo anche il direttore generale del Bovalino Calcio 5 e anche lui facciamo i migliori auguri e un in bocca al lupo per una bellissima stagione sportiva, in modo da poter dare tante belle soddisfazioni ai tifosi amaranto e anche alla cittadina di Bovalino, che pian piano sta cercando di risollevarsi. Arrivederci a tutti, alla prossima. Grazie a voi.